Il kit Pro Impact è composto da diversi polimeri presenti in varie consistenze e dimensioni ed è il risultato di anni di studio sull'interazione tra aria e polimero. Esso può essere montato su tutte le forcelle, sia ad aria che a molla, nei diametri da 32 a 36 mm. Il kit permette di modificare significativamente la curva di progressione delle nostre sospensioni e il comportamento delle stesse agli impatti violenti, variandone quindi significativamente la resa e la performance. Inoltre esso, grazie alla sua estrema semplicità di installazione, consente a tutti di effettuare il tuning delle proprie forcelle andando a trovare quello che è il setting ottimale per il proprio stile di guida o le proprie esigenze. Essendo questo un elemento assolutamente innovativo, vediamo un attimo più nel dettaglio come funziona. I polimeri vengono installati all'interno della camera positiva, per il caso delle forcelle ad aria, o all'interno della molla, per il caso appunto delle forcelle a molla. Esso agisce quindi inizialmente come volumetrico, andando ad occupare un volume, quindi riducendo il volume disponibile all'interno della forcella, determina un indice di progressione maggiore man mano che la forcella viene compressa, un po' come fanno i token. Non dobbiamo però confondere i Pro Impact con dei token, in quanto il loro comportamento ne è assolutamente diverso. Essi infatti, venendo compressi meccanicamente, a differenza di quanto accade per i token, esercitano una spinta elastica statica in relazione a quanto vengono compressi e alla consistenza del polimero che viene utilizzato. Nel kit infatti sono presenti i polimeri in diverse colorazioni che corrispondono a una diversa consistenza: arancione, quello più soft, il rosa è quello intermedio, il marrone la versione hard, e se confrontiamo i grafici delle spinte statiche che otteniamo inserendo nella forcella tutti i token arancioni piuttosto che tutti rosa o tutti marroni, la progressione che otteniamo è radicalmente diversa, nonostante occupino tutti esattamente lo stesso volume. Proprio in ragione di questo, l'utilizzo dei Pro Impact consente di raggiungere lo stesso valore di sag, di galleggiamento della forcella, con una pressione inferiore, e questo a tutto vantaggio del comfort e della sensibilità nelle piccole asperità. Oltre a questo effetto, per così dire, statico o elastico se vogliamo, i Pro Impact hanno anche un grosso impatto a livello dinamico. Nella dinamica del funzionamento, infatti, in presenza di un improvviso innalzamento di pressione, ossia quando la forcella prende un colpo secco, un impatto violento, i polimeri stessi si comprimono, non consentendo all'aria presente tra le proprie celle di uscire tanto velocemente, e questa riduzione di volume determina un istantaneo calo dell'indice di progressione della forcella. Questo comportamento è proprio ciò che conferisce alla forcella quell'effetto plush, ossia quella capacità di smorzare la buca, l'impatto, il colpo secco, lasciando al pilota una sensazione di comfort senza però perdere sostegno. Il grande pregio dei Pro Impact infatti è proprio questo, quello cioè di coniugare un buon sostegno della bici e quindi un buon assetto a un grande comfort nella buca e nel colpo secco. L'altro aspetto positivo dei Pro Impact è l'estrema semplicità nel montaggio. In questo caso, a titolo di esempio, stiamo utilizzando una Fox da 34, ma il procedimento è assolutamente analogo per tutte le altre forcelle. Per prima cosa andiamo a pulire adeguatamente la zona adiacente al tappo della gamba lato molla, pneumatica o meccanica che sia, per evitare che durante le operazioni dello sporco possa entrare all'interno della forcella. Sgonfiamo la forcella, annotandoci magari quella che era la nostra abituale pressione di utilizzo, e accertiamoci che non sia rimasta dell'aria all'interno delle camere. A questo punto svitiamo il tappo della camera d'aria e rimuoviamo eventuali token presenti al suo interno. A questo punto andiamo a inserire i polimeri tenuti assieme dall'apposito nastro guida in numero e composizione a seconda dell'effetto e del sostegno che vogliamo ottenere. Il kit ha una grande versatilità e quindi possiamo comporre la fila di polimeri con combinazioni diverse in base a quelle che sono le nostre esigenze o il nostro stile di guida. Nota importante: quando andiamo a inserire i polimeri ricordiamoci di cospargerli bene con del grasso specifico per sospensioni, per non andare a compromettere attriti interni della forcella. Per calcolare il numero di polimeri che è possibile inserire nella forcella, dobbiamo per prima cosa accertarci che essa sia completamente distesa, dopodiché posizioniamo i polimeri all'interno della camera positiva e dobbiamo accertarci di lasciare sempre 15-20 mm di vuoto tra l'ultimo polimero e la base del tappo, ossia l'inizio del filetto che troviamo all'interno della forcella. La porzione in eccesso
eccesso del nastro guida deve essere rimossa semplicemente tagliandola. A questo punto riavvitiamo il tappo alla coppia di serraggio consigliata dalla casa costruttrice delle sospensioni e andiamo a pressurizzare la forcella per mezzo di una apposita pompa digitale sino a raggiungere il sag desiderato. Avendo aggiunto alla spinta elastica della pressione anche appunto, come dicevamo, quella dei token, dovremo essere in grado di raggiungere lo stesso sag con circa 10-15 psi di pressione in meno. A questo punto l'operazione è completata, non vi rimane che andare a testarne voi stessi l'efficacia in pista. Unica notazione che possiamo fare è, nonostante la grande semplicità dell'installazione del kit, rivolgetevi sempre a dei centri specializzati di sospensioni che possano consigliarvi quali possono essere le combinazioni ottimali di polimeri in base al vostro peso, al vostro stile di guida e alle vostre esigenze. Oltre al kit per i privati è disponibile anche una versione più estesa e completa dei Pro Impact, dedicata questa a centri sospensioni autorizzati, dove ai tradizionali polimeri dedicati alle forcelle Fox e RockShox di cui abbiamo parlato fino ad ora vengono integrati anche polimeri in forma diversa dedicati agli ammortizzatori ad aria e alle forcelle Ohlins. Per ulteriori info non esitate a contattarci o scriverci all'indirizzo mail che trovate nel sito.